Ciao, come scoprire se sta giocando con te? Beh, allora, intanto chi è che gioca con te? Gioca con te quella persona che ti prende un po' in giro da un punto di vista sentimentale, che magari ti manifesta delle cose che poi in realtà sono soltanto delle illusioni ottiche, diciamo così, uno specchietto per le allodole. Quando dice delle cose che poi non fa, oppure fa delle cose che non dice, insomma, quando non appaga le tue esigenze e ti prende un po' in giro fondamentalmente, che significa intanto che non è coinvolto o coinvolta con te, e poi ti genera stati di sofferenza. Quindi il primo punto per capirlo è quando provi degli stati di sofferenza, perché se ti prende in giro tu non te ne accorgi, alla fine va bene così, se ti dà piacere, ma quando inizia a soffrire, quando inizia a vivere stati di sofferenza, allora significa che lì ti sta prendendo in giro e allora devi mettere in atto i meccanismi di difesa. Inizialmente conviene fare il finto tonto, la finta tonta, stare al gioco, vedere un attimino fin tanto quanto, quando gioca, far finta di credere a quello che ti dice, ma l'importante è fare finta. Perché nel momento in cui tu fai finta di credere, lui andrà o lei andrà avanti ancora di più, continuerà ad aumentare sempre di più, quindi il tutto verrà reso più evidente. Nel momento in cui viene reso veramente evidente, in cui tutte le tue parti si rendono conto della presa per il culo, lì inizieranno i meccanismi di difesa. Tra l'altro, più lui si, diciamo, più tu farai finta, più lui, calcherà la mano perché non se ne renderà conto. E quindi magari avrai anche modo di poterlo coinvolgere mettendo delle abitudini, cioè fa comodo avere una persona cretina, diciamo, che ti dà retta, che creda le tue palle. Poi nel momento in quando inizia a togliere le cose, e allora è lì che scatta il coinvolgimento, perché lui o lei non vorrà perdere il fesso o la fessa, e allora si ribalterà la clessidra, inizierà a inseguire veramente questa volta, il gioco smetterà. E quando smetterà il suo gioco, potrà iniziare il tuo gioco, rendere la cosiddetta pan per focaccia fondamentalmente, per allenare te stesso, te stessa nella seduzione. Questo è fondamentale. Quindi capisci che ti prende in giro quando inizi a soffrire nell'ambito di una relazione sentimentale. Allora, come si dice, quando il gioco si fa duro, anche i duri cominciano a giocare e tu devi essere duro o dura. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!